Ciao, sono Davide Iafano ed oggi preparerò una bella cosa, una pasta con ananas, ketchup e maionese. Oh, scherzavo, però una ricetta un po' più particolare. Pollo con latte di cocco e funghi. Iniziamo. Bene, iniziamo con il materiale: una padella, una grattugia, pinze da cucina, un piatto, un tagliere, un coltello per verdure, uno spelucchino, un cucchiaio, un torcione. Invece gli ingredienti saranno 4 cosce di pollo, 80 g di farina, 30 g di mandorle, un bicchiere di latte di cocco, un limone, 100 g di funghi, 3 scalogni, olio, sale, pepe e rosmarino, quanto basta. Ci tengo a precisare che il latte di cocco è chiamato così, ma è una vera e propria crema di cocco, il quale è presente l'80% di cocco e il 20% restante è acqua e i vari zuccheri che ne compongono. Quindi prendi lo spelucchino, che è questo coltello con questa lama un po' curva che è molto utile per fare i vari lavoretti in cucina, e spella i funghi. Ti raccomando sempre di spellare i funghi. Soprattutto se sono funghi selvatici, è meglio pulirli per bene. Una volta terminato con i funghi, prendi gli scalogni, rimuovi la parte esterna e tagliali a julienne. In questa ricetta sto usando lo scalogno, ti ricordo che fa parte della famiglia delle cipolle. E non ha un sapore molto forte, quindi non altererà il sapore degli altri ingredienti. Successivamente prendi le mandorle e sminuzzale in questo modo. Le mandorle in questo caso daranno la consistenza croccante al piatto. Taglia un limone a metà e infarina le cosce di pollo in questo modo. Questa ricetta è semplicissima, io userò solo una padella per la cottura del tutto. Tu se vuoi puoi prepararti la salsa in padella e poi cuocere il pollo separatamente nel forno e aggiungere solo in seguito la salsa. Quindi taglia i funghi che hai precedentemente spellato in 4 pezzi. Una volta terminato, padella calda, olio extravergine d'oliva. Metti lo scalogno ed una volta che si sarà appassito aggiungi le cosce di pollo. Dopo qualche minuto noterai che il fondo sarà leggermente asciutto, quindi aggiungi un bicchiere di acqua. Quindi aggiungi sale, pepe e rosmarino su ambo i lati del pollo. E da cottura quasi ultimata aggiungi i funghi. Spremi il limone che ti hai messo da parte, aggiungi le mandorle e infine il bicchiere di latte di cocco. Quando la salsa si sarà leggermente ristretta, il piatto sarà pronto. Ok, dunque il pollo è finalmente pronto. Come hai potuto notare, ho utilizzato una sola padella per cuocere il tutto. Adesso ti mostrerò come impiattare. Aiutati con delle pinze da cucina per impiattare il pollo. Ed utilizza un cucchiaio per versare i funghi e un po' di salsa. Ti consiglio di versare la salsa in un contenitore più piccolo,
Nel caso che qualcuno ne voglia un po' extra. Finisci il piatto aggiungendo qualche mandorla croccante, una bella grattata di buccia di limone e un po' di rosmarino. Il pollo è servito, buon appetito! Quindi oggi ho cucinato questo pollo, diciamo, afrodisiaco. Ho utilizzato dei funghi, del limone per dare un tocco aspro e del latte di cocco. Se ti è piaciuta questa ricetta, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto e sarai informato per i nuovi contenuti che pubblicherò ogni settimana. Grazie, ciao!